Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Oggi, dopo gli ultimi due video più didattici e teorici, torniamo a fare qualcosa di pratico, quindi mettiamo dei colori sulle miniature. Oggi, infatti, dopo le innumerevoli richieste, per dirne una, Giulio, sto parlando di te, vi mostrerò come realizzare un weathering, un invecchiamento abbastanza semplice sui nostri modelli. Questo appunto sarà una sorta di livello base, diciamo così, dell'invecchiamento. Se poi volete vedere in futuro qualcosa di più avanzato con pigmenti o simili, lasciate un commento qui sotto. Due parole prima di iniziare. Ho preso un vecchio pannello di un rhino avanzato che ho aerografato con una base di Caledor Sky e una spruzzata zenitale di Lotern Blu, giusto per dare creare un gradiente. Poi ho applicato una lavatura di Draken of Nightshade nei recessi e ho applicato in seguito una profilatura con il Fenrisian Grey. Il primo strumento che ci serve non è un pennello, ma è questa, un pezzetto di spugna. Perché? Perché andremo in pratica ad applicare delle spugnature sulla parte inferiore del pannello. Il colore che userò è Rhino Oxide. Mi raccomando, ricordatevi di prendere un pezzo di spugna sufficientemente comodo, diciamo così, così da poterlo prendere senza sporcarvi le dita o fare grossi disastri. Quindi prendo un po' di Rhino Oxide e, diciamo, applicando la tecnica alla base del dry brush, quindi rimuovo quasi tutto il colore dalla spugna e applico in maniera totalmente random queste spugnature di colore sul nostro pannello, concentrandole prevalentemente nella parte bassa. Mi raccomando, applicatele poco per volta, quindi se riuscite anche a fare un movimento di torsione, diciamo così, con la spugna per evitare che venga troppo uguale, ma sia abbastanza randomico, meglio ancora. E ricordatevi sempre di costruire questo effetto gradualmente, quindi poco per volta. Questo è l'effetto finale dopo aver costruito più passate di Rhino Oxide con questo metodo della spugnatura. Quello che farò ora è, per aumentare l'effetto di tridimensionalità delle scrostature, perché così di fatto sono delle macchie marroni su un fondo blu, è riprendere il colore che ho usato per le profilature, quindi il Fenrisian Grey, e applicare delle linee sottilissime al di sotto delle varie macchie di colore. E vedete sul pannello alla vostra sinistra l'effetto finale delle profilature con il Fenrisian Grey. Ovviamente questo procedimento può essere applicato a qualunque schema di colore. L'importante è utilizzare un colore estremo, diciamo così, quindi quello dell'ultima lumeggiatura, per fare le scrostature al di sotto delle macchie di colore. Un'ultima cosa che si può fare, volendo, per aggiungere un ulteriore pizzico di invecchiamento, è sul profilo del pannello che abbiamo rovinato con il Rhino Oxide, con una semplice matita, tracciare delle linee, quindi seguire lo spigolo e dare l'effetto del metallo rovinato. E questo è l'effetto finale. Questo era appunto un semplice video di introduzione al weathering, quindi un invecchiamento, come ho detto prima, semplice, da gioco, che rende bene su mezzi per esempio degli Space Marine o soprattutto degli orchi o simili. Come al solito, se avete richieste, suggerimenti, pareri, qualunque cosa vi venga in mente, lasciate un commento qui sotto, mettete mi piace alla pagina Facebook, seguiteci su Instagram e cliccate sulla campanellina qui sotto per ricevere le notifiche su tutti i nostri video e ogni aggiornamento dalla nostra guida galattica per modellisti, e come al solito, alla prossima!
Ah, dimenticavo. Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.